abbraccio a Mimmo, My Generation, che è l'ultima, che è la, il nuovo sabato sera post concerto del Cage. Vabbè, il nome viene dalla, da una delle fondamenta del rock, che è la canzone degli U, di cui io sono devoto. I dischi saranno in consorcio, andrà Gaetano Graniero, Filippo Ascione e Gabriele Carratori, fra l'altro figlio di Franco Carratori, che non sapeva nemmeno, io non sapevo che lui era il figlio di Franco, però è uno dei suoi DJ, diciamo, sulla cresta dell'onda a Livorno. Continua a essere gratis, cioè il sabato finito il concerto, da luna in poi venire al Cage è gratis, e si balla, si trova la sicurezza. Sarà gratis anche il primo concerto che noi abbiamo voluto. I primi due sabati saranno gratis, a Pino sarà totalmente a ingresso gratuito. Abbiamo voluto fare questa... È uguale il tributo a Stefano, detto Satana, indimenticato bassista di Toxic, gruppo storico metal italiano, metal demenziale, cioè però ai tempi, negli anni 90, facevano i Gods of Metal, cioè era veramente un gruppo grosso. Stefano era proprio un amico mio personale, era un amico di Livorno, perché nonostante fosse fisano, però veniva allo stadio a vedere Livorno, tifava Livorno. Un grande amico perso 5 anni fa, che fra l'altro ha anche lottato contro il male, e quindi lo festeggiamo tutti insieme. Suonerò la batteria anch'io, ci saranno tutti, torneranno i Malfunk con Marco Cocci che canta, ci saranno gli Eldritch, ci saranno ovviamente i Toxic, Dario Campanella, diciamo il top del rock toscano sarà sul palco del Cage. Il 10 a ingresso gratuito, a Pino, è inutile presentarlo, cantante gli Zen Circus, oramai livornese d'adozione, l'abbiamo preso con noi, io ho anche dato la cittadinanza livornese in un famoso Livorno Music Awards. E poi da lì continuiamo con Federico Poggi Pollini, che è il chitarrista di Ligabue, quello che segue Ligabue ovunque da 20 anni, che però ha anche una carriera solista di tutto rispetto. Noi in genere cerchiamo, me ne arriva 3.000 di proposte di chitarristi o batteristi di artisti famosi, tipo il batterista di Vasco Rossi, il chitarrista. Io in genere non le accetto mai, perché non mi piacciono progetti veri. Ora, Federico va detto che è già al quarto disco solista e i suoi dischi sono veramente belli, per cui abbiamo scelto di farlo e ne siamo orgogliosi. Sinfonico Honolulu, primo gruppo livornese della stagione che presenta il disco al Cage. Sinfonico Honolulu, sì, c'è anche Luca Vinci Guerra, è un po', ci sono tutti, c'è il top di questa orchestra di ukulele. E ad Halloween abbiamo scelto ovviamente un gruppo, siamo andati a cercare sul metal, quest'anno Halloween cadeva di sabato, quindi Folkestone sono abbastanza sconosciuti, sembra, a me erano sconosciuti, poi mi sono reso conto che c'è un mondo, questi fanno una sorta di metal celtico. Sì, folk metal, cioè le cornamuse, cosa, però hanno un seguito enorme, da quando l'abbiamo annunciato ci hanno scritto in tantissimi. Blue Beatles per la prima volta al Cage, cioè mi bisogno di, cioè, Blue Beatles sono lo ska in Italia. Teatro degli Orrori ritorna per l'ennesima volta al Cage a fare sicuramente un strapieno, e il cantante di Teatro degli Orrori si chiama Pierpaolo Capovilla, suonava il basso nei One Dimension Man. Io penso forse che è il locale che l'ha fatto suonare più volte in Italia, cioè c'è proprio una fratellanza oramai storica. Li fece anche suonare a una vecchia festa di Fondazione Comunista in Fortezza Nuova, quando il batterista di One Dimension Man suonava nudo. E mi ricordo le battute dell'omini di Fondazione, ci è pagato 1 milione, ai tempi c'era il lire, 1,5 milioni per vedere queste piccole palle di fuori. Grande concerto, fra l'altro. I Tres presentano il disco al Cage in anteprima, perché questo il disco dei Tres è stato fatto attraverso un crowdfunding, e il Cage ha partecipato al crowdfunding in maniera molto massiccia, e quindi abbiamo acquistato il concerto dei Tres tipo un anno fa, siamo basati sulla fiducia, e lo vengono a presentare al Cage. Kaki King, e qui vi invito veramente tutti, soprattutto l'assessore per la sua cultura sui visual, Kaki King suona da sola, si sta parlando di una delle poche donne e della prima donna entrata nella Guitar Hall of Fame del mondo. Questa ragazza, che fra l'altro è famosissima anche per essere una delle prime
in America che ha fatto outing, diciamo, cioè è lesbica, è dichiarata, fidanzata, anzi la sua manager è la sua fidanzata. Allora ha fatto coming out. Perché outing chi lo fa? Non lo fanno gli altri. Ok, ok, ella ha fatto coming out, comunque, scusate. Comunque, Kaki King è una delle più grandi chitarriste al mondo, suona chitarra classica, da sola fa delle cose che uno non ci può credere. Dato che non gli bastava questo suo essere la numero uno al mondo, fa questo spettacolo dove viene fatto, dove proprio c'è il mapping, quello che vi volevo far vedere il video. Fatto anche diverse, lei è l'autrice della colonna sonora di Into the Wild. To the Wild, il film famoso, quello dove c'è il tipo che si certo. Fece la prima suona, lei è di Red Dead Redemption. Comunque, questo video è uno spettacolo per musica e immagini, cioè sarà fatto un mapping sulla sua chitarra, quindi luci totalmente buie, uno schermo dietro e ci sarà uno spettacolo incredibile, cioè, incredibile. Farà solo 4 date in tutta Italia e io me le sono presa di salto. Lei veramente è un personaggio incredibile. Poi si va sul classico, Verdena, primi in classifica appena uscito il disco, Franno Pieno, Subsonica, sono amici, non mi chiedete come fanno a suonare al Cage, però hanno deciso, cioè sta scoppiando una moda, i più grandi gruppi italiani vogliono venire a fare la data zero, si dice così in gergo tecnico, al Cage. Sarà perché è una città che comunque non dà noia agli altri concerti più importanti, per cui non dà noia a Torino, a Bologna, nemmeno a Firenze, a Milano, cioè il locale è piccolo, per cui però... Quanti posti contiene? Cioè la capienza del Cage è 200, e noi sì, lì sì, riusciamo ad ospitare queste persone, perché questi gruppi, perché abbiamo una situazione tecnica incredibile. Fondamentalmente all'interno di un localino piccolo abbiamo una situazione tecnica incredibile, quindi i Subsonica vengono a Cage, sono rimasti pochissimi biglietti, andate a comprare perché poi sono finiti. Il costo del biglietto è uguale per tutti? No, ovviamente no, vale. Ovviamente no, noi cerchiamo sempre di essere più bassi rispetto alla media, basta vedere appunto Kaki King che la data più bassa è Livorno e Subsonica costa 25 e si prendono l'incasso tutto loro, perché cioè, Subsonica un anno fa hanno fatto 9.000 paganti a Firenze, sto parlando di un gruppo così. Si chiude dicembre, che poi veramente poi ci sono i soliti concerti, come Apollo This Drawing, che è un gruppo italiano che fondamentalmente suona in America e basta. Il cantante è livornese, per farvi capire, Daniele? Daniele Nelli. Daniele Nelli, ex cantante dei Taster. Comunque è considerato in questa nicchia, perché è un tipo di musica molto violenta, però in questo tipo di musica è considerato uno dei cantanti più importanti al mondo ed è livornese, quindi mi sembrava giusto farlo suonare a Livorno. Natale si fa Bobo Rondelli, perché come detto ampiamente oramai 14 anni si fa, Cage Christmas, poi è anche un artista nostro. La notte. 24 dicembre, da 14 anni, il Cage organizza Cage Christmas, sì, con Bobo Rondelli. Dalla messa si può passare. Vengono tutti. No, diciamo che è una valida alternativa. È una valida alternativa. Inizia prima della fine della messa. Poi in verità la gente sta tanto anche nel giardino, è diventato un modo per incontrarsi a notte di Natale. Farsi lavori. Che lavora fuori Livorno o studia fuori Livorno, sanno che la notte di Natale si trovano al Cage. Capodanno Cenone e Cage. Capodanno si fa la nostra solita festa. C'è Pocci il 26. Super popolare. Fabrizio Pocci presenterà, un altro artista toscano con cui Bobo sta lavorando, presenterà il disco a Livorno. Ora questa ve l'ho detta tutta. E il programma è abbastanza grosso. Noi siamo molto contenti. Se con Bobo. Infatti, io.